Suo papà si stupiva molto, vero Ruggero? Perché diceva, ma forse magari si dà quando ci siamo noi, si dà un contegno per noi, ecco, per far vedere che. E lui a volte, i primi tempi specialmente, che si chiudeva un momentino la porta e si andava in cucina, e lui guardava dalla serratura per vedere se quando noi dal buco della serratura non c'eravamo e Chiara cambiava, ma Chiara era sempre la stessa. Poi è arrivato al punto, ecco, che dovevano somministrarle la medicina perché si sono resi conto che Chiara era sofferente in un modo proprio. E lei lì l'ha fatta 2 volte e poi un giorno ha detto mamma non lo voglio più. Ecco, Perché? lì ha rifiutato proprio la morfina perché diceva mi toglie la lucidità e io ho solo il dolore, posso solo offrire il dolore a Gesù. Con la mamma, l'amore di Chiara era diventato divino. Lei ogni tanto chiedeva come sarebbe stato il paradiso, chi le sarebbe andato incontro. In quei momenti mi chiedeva di uscire. Per la prima volta, veramente ci ho sofferto un po', perché con Chiara c'era un rapporto bellissimo, ma sono uscito. Ecco, lì ho capito che il mio posto era lì, fuori Fuori dalla porta. dalla porta, per pregare lo Spirito Santo che andasse al di là della porta e che suggerisse a Teresa tutte le risposte che Chiara le avrebbe chiesto. Abbracciandomi così e scompigliandomi un po' i capelli e ha detto mamma ciao, sii felice perché io lo sono. Queste sono state le sue ultime parole.